Buongiorno, con un fraterno amico mio, una delle più, secondo il mio punto di vista, più rinomate e brave guide turistiche di Siracusa. Ecco la gente come suona, guardate come suona la gente, visto? L'inciviltà, ma non ha suonato a noi, mi giro da quest'altro parte, eccoci qua, che bello, buongiorno. Mi pare che a Siracusa non va tutto liscio. Cos'è che tu giri dalla mattina alla sera e porti gli stranieri in giro? Beh, la città è una bella città, piace a tutti i turisti, perché la posizione geografica è molto bella, è in una posizione ideale. Solo che ci vorrebbero un po' di modifiche alla città. Per esempio, sarebbe bene se non ci fossero tutte queste buche, se Siracusa avesse una pista ciclabile più, diciamo, percorribile. Perché? Perché ogni volta si entra lì dentro, uno si infarina tutto. Io tante volte porto i turisti con le biciclette a fare l'escursione in questa pista ciclabile, trovano fantastica tutta la zona del lungo fino alla Tonnara di Santa Pelagia, e quindi ci vorrebbe un po' di più cura e di più attenzione. Ma adesso tu ti sei munito con questo? Mi sono munito di Ape Calesse. E quindi, essendo una guida turistica, io offro gratuitamente il servizio guida e il servizio di trasporto con l'Ape Calesse, e prendo solo l'onere per quanto riguarda il servizio guida turistico. Certo. Quindi il servizio guida turistico è quello, chiaramente non lo faccio pagare, però per quanto riguarda il servizio trasporto è un servizio di gentilezza, di cortesia nei riguardi dei miei clienti. E con l'Ape Calesse riesco a far visitare la città, farla apprezzare, perché giustamente la città, se visitata con una guida turistica, si vede sotto un altro aspetto. Se la città viene visitata con magari un'improvvisata zona guida, la città chiaramente non viene presentata, non ha la giusta presentazione. Ti chiedo scusa, siccome non siamo muniti come di solito abitudine, perché ti ho visto casualmente di microfono, di attrezzature, certo. Io chiedo scusa alle persone che ci seguono se per caso l'audio non viene. Intanto faccio vedere questa bella ape, bella, questa bellissima ape. Però dobbiamo far vedere questa bellissima signora che tu dici. Ucraina. Cos'è? È Ucraina, della Ucraina. Yes. Oh. Bene. You show your face. Oh, my face. Right. Yes. La signora è praticamente una che nell'ambito del cinema fa dei documentari anche al suo paese, in Ucraina. E quindi è venuta qua a Siracusa per riprendere le bellezze della città di Siracusa ed è interessata alla città, la trova stupenda dal punto di vista proprio della posizione geografica, la temperatura, i monumenti che noi abbiamo visitato il parco archeologico, l'ha trovata interessantissima. Purtroppo il caldo. Va bene, allora io ti dico una cosa, okay. Io gli faccio una domanda e prego tu traduci, perché io proprio l'inglese non lo mastico, ma non cosa ci facciamo con te? Allora, devi dire a questa bellissima e stupenda ragazza di nome, il tuo what's your name? My name is Tatiana. Tatiana, yes. Allora, classico. Tatiana, ti chiedo scusa, come ti sembra questo personaggio buffa? Do you like buffa? Yes, of course. Okay. So very nice. Very good buffa? Yes, I found nice both very nice. Nice guys, yes. Typical Sicilian man. Oh, so perfect man, the best one I think for is si trova un uomo perfetto. Un gentiluomo. Allora io, dato che ne approfitto di questa intervista, ti chiedo stasera, però, come per ospitalità, di invitarti a cena. Very nice. This evening, yes. Do you want to stay here in Syracuse? I cannot. Non può. Va bene, allora but io. I will come back. Okay. And he's the best guide in La prossima volta yes. che vieni, yes. ti prego di telefonarci e noi ti facciamo una bella idea, ti portiamo al mare, ti facciamo vedere le bellezze di questa città. Perché questa città. Next time I will come to the sea. Yes. And,
wait together. Questa città è bella, però la potremmo rendere ancora più bella se non facessero certi abusi gli amministratori di questa città, questi abusi, e non la trascurerebbero talmente.